Il giorno prima ho detto a mia madre: guarda, non ti chiamo nemmeno perché tanto già sui voti di questi due esami sono questo e questo, che sono, guarda, quelli che trovate in descrizione, perché effettivamente ho preso proprio quelli. Però alla fine, vabbè, lei mi fa: ah, vabbè, chiami lo stesso, e vabbè, poi l'ho chiamata. Ho fatto questi due esami, animazione 3D e effetti speciali. Mi sono addormentato tutto il pomeriggio, più o meno, mi sono svegliato poco fa, quindi sono un po' stannato pure per questo. In realtà non c'è molto da dire sul preesame e neanche sugli altri prossimi che ci saranno, perché alla fine ho lavorato a questi progetti. Qua abbiamo un esempio di quello che ho fatto per quanto riguarda effetti speciali, che è l'Edit T1, che poi metterò il link per farvelo guardare perché lo pubblicherò. E poi vi faccio vedere anche le ispezioni del lavoro che ho fatto per animazione 3D. Ovviamente anche questo pubblicherò, e ho deciso che avevo prima un canale solamente per gli edit chiamato Mereum, adesso ho cambiato il nome, ho messo uno di quelli là che avevo pensato, ecco, quando ho pubblicato il video, tipo voglio cambiare nome, almeno messo, non mi ricordo il titolo, e ho messo Axless. Comunque, esami, vabbè, diciamo che il professore, che è il nostro, che è il mio relatore, anche quello di Ed, vabbè, io dico no, se in realtà dovrei parlare per me e basta. Ci ha visto sempre lavorare, soprattutto per quanto riguarda l'edit. Modellazione 3D sì e no, anzi in realtà no e basta, solamente una volta, però vabbè, diciamo che ha capito i soggetti, quindi GG. E che è successo? Il giorno prima dovevo inviargli i progetti e i file esportati e io li ho inviati. Poi vabbè, chicca a caso, ad Elda ha risposto tipo: ah, complimenti per i progetti, a me no, ma vabbè, ok, molto divertente. Ho rosicato e basta, però vabbè, alla fine il risultato non cambia perché i voti sono stati sempre quelli. Abbiamo preso gli stessi voti, ok? Per tutte e due le cose. Che vabbè, anche il progetto di Elder è molto carino. Se poi deciderà di pubblicarlo, che so, aprirà un canale, vi metterò anche quello in descrizione prossimamente. Anche se nel gruppo Elevazione probabilmente metteremo il nostro edit in comune, perché inizialmente l'edit effetti speciali era un edit unico, solamente diviso in due: prima parte Ed, seconda parte io. Le prende abbiamo fatto staccato e poi adesso dobbiamo unirlo. Invece io nel mio canale da solo pubblicherò solamente la mia parte. Devo fare un'ultima modifica, solamente, diciamo, mettere il nome, ecco, come si fa solitamente negli edit, e poi lo pubblico. Quindi alla fine non è un processo tanto lungo. Invece quello di modellazione 3D, quello di animazione 3D, già lo pubblicherò, possibilmente già quando questo video uscirà sarà pubblicato, quindi lo metto, non lo so, nelle schede, in descrizione, non lo so, sicuramente in descrizione lo trovo. Qui arrivo all'esame, praticamente, vabbè, diciamo che c'erano poche persone, dato che lui faceva tutte e due le materie, no? Lo stesso giorno, mattina, diciamo mattina tardi. Quando sono arrivato, ovviamente subito dopo mi chiama perché c'erano poche persone, vabbè. E quindi diciamo che mi sono dato tutte e due le materie subito. Cioè non abbiamo parlato delle materie, abbiamo parlato della tesi. Perché alla fine lui aveva già visto i progetti, aveva visto che lavoravo, aveva visto già l'esportato. E quindi diciamo che non c'era molto bisogno di qualcosa di incredibile. E quindi cioè, mentre parlavamo in realtà mi metteva i voti, che trovate in descrizione ovviamente. Ci sta, non c'è molto da dire in realtà, tutto da vedere. Niente teoria, tutto pratica, cioè, ma pratica, nel senso, in modellazione 3D ci ho messo poco. Ovviamente l'edit è stato molto più pesante da fare, ci ho perso un sacco di tempo, però il risultato mi piace davvero tanto e sono contento. Spero che Blocasia mi noti e mi mandi un bacino. Mamma mia, magari. Buonanotte, ci vediamo per l'ultimo preesame, che sarà 27-28, beh, 27 è l'esame, poi non so quando uscirà il video. Ciao.